Venerdì 27 ottobre 2023. Guardate questo cielo sereno di oggi. Tra una nube e l'altra io passeggio nella Val Bregaglia. Sono in una piccola frazione di Villa di Chiavenna. Guardate che incanto, che tranquillità c'è qui dove c'è la chiesa piccola di Chieti. Sono qua, appunto in Val Bregaglia, dopo aver visto la diga del nome che ho nominato poco tempo fa. Sono raggiunto il paese di Santa Barnaba e poi più su, sono raggiunto a Chieti, Caneti. Che bei paesini, ma guardate sottostante che mi incammino io stesso, sembra di volare con quest'aria salobre in questa parte, si può dire, periferica della città di Chiavenna. Bellissimo, guardate le montagne là, raggiungono bensì 4.000 metri. Sono tra l'Italia e la Svizzera. Mi allontano adesso dal paese di Chieti perché vado in fretta a prendere il bus che mi porta, come ho detto prima, nella rispettiva città. Sono qua a respirare quest'aria salobre della Val Bregaglia. L'ho nominata bensì l'ultima volta perché mi piace e qui ritornerò. Ritornerò perché è un luogo dove fanno anche formaggio buono. C'è un bellissimo caseificio dove ho già preso tante formelle di formaggio, formagelle, diciamo pure. Ecco, sento il rumore fluire dell'acqua. Qua c'è un piccolo torrente, ma guardate il cielo di oggi confronto alla giornata uggiosa che era ieri. Sono qua, Aldo, il sottoscritto, a guardare il girovagare della mia personalità, in quanto dall'Italia passo il confine svizzero, so appropriarmi delle bellezze naturalistiche. Aldo sente il fruscio dell'acqua e voglio finire il mio YouTube dal paesino di Chieti, dove la percorribilità dell'acqua è come la percorribilità del mio cammino. Ecco, sentite il fruscio dell'acqua, sentite, ma ve lo voglio far fotografare proprio da vicino. Oggi è impetuoso il torrente, hanno aperto diverse volte la diga per far scorrere l'acqua, ma guardate qua, sono nel comune di Villa di Chiavenna, ecco il fruscio dell'acqua.